Come ricorderete, nel dicembre del 2007 un incendio scoppiato nell'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, dovuto al non rispetto degli standard di sicurezza, portò alla morte di 7 operai. A partire da questo evento Fabrizio Varchetta, cantautore e operaio, ha scritto il brano Siamo gli operai, contenuto nell'omonimo album uscito quest'autunno. I proventi del disco andranno interamente alle famiglie degli operai morti sul lavoro. Fabrizio Varchetta è un musicista che conoscono ancora in pochi. Attraverso il CD se ne può apprezzare non solo la passione civile, ma anche il talento. Esortiamo le amministrazioni comunali, sindaci e quant'altro ad invitare Fabrizio Varchetta e il suo gruppo in concerti in Sicilia, non solo per farlo conoscere, ma tra le altre cose lui ha scritto qualcosa anche per i Nomadi e altri autori molto più famosi. L'abbiamo sentito per telefono e poi vi mostriamo un suo video. Ovviamente si parla di operai, si parla di sicurezza sul lavoro e noi non potevamo non esserci. Parliamo di Fabrizio Varchetta e dei proventi del suo CD e Siamo gli operai, che andranno tutti alle famiglie degli operai morti sul lavoro. È un bel gesto di solidarietà fattiva. Da dove nasce il progetto di questo disco? Ma questa cosa qui nasce dal fatto di unire un attimino, in parte unire musica e solidarietà, però unirla veramente, cioè fare della musica non solo un mezzo fine a se stesso e a chi la fa, ma cercare di veicolare con la musica anche un messaggio sociale. Il CD contiene diversi pezzi appunto di impegno sociale, non a tematica esclusivamente operaia. Disagio o denuncia? No, semplicemente riflessione. Poi ognuno si tira fuori quello che vuole, se è disagio, se è denuncia. Non sono solo pezzi di disagio e denuncia, sono anche pezzi di riflessione. Ad esempio ce n'è uno a cui tengo molto, che si chiama Paolo e Francesca, che è una storia d'amore tra due donne. Che lì non c'è né disagio né denuncia, cioè è semplicemente raccontare una storia, dopodiché ognuno rifletta se è il caso o meno di fare una fine del genere o no, insomma, cioè, si parla di tante cose, in alcuni c'è un po' di denuncia, in alcuni c'è rammarico, in alcuni c'è anche un po' di ribrezzo. Scusami, il fatto che metti le mani avanti è per la censura? Eh? Il fatto che metti le mani avanti è per la censura, no? No, non per censura. No, non c'è denuncia di niente, nel senso che io racconto quello che mi sta intorno, lo racconto a modo mio, poi alcune cose le vedo in un modo e alcune cose le vedo in un altro. Si parla di politici che si dice che fare il politico è come vincere a fare 13 al totocalcio, si dice che comunque una storia d'amore tra due donne è una cosa secondo me perfettamente normale, che però in una società del genere non funziona, si dice che gli operai non sono l'ultima ruota del carro, ma sono qualcosa che comincia, scusa, sono le fondamenta di questa società, la base di questa società. Si dicono tante cose, poi adesso parli anche del P2. Parli anche del P2. Sì, c'è anche c'è una canzone che si chiama Facciamo i nomi parte seconda, poi vi spiego perché parte seconda, dove a un certo punto dice facciamo i nomi di piduisti con incarichi, dei faccendieri con pensioni e royalties. Sì, ci parla anche della P2. Ci sono diversi artisti nel progetto, come è venuto a costituirsi il gruppo di collaboratori? Ma più che altro sono gente che ho chiamato io, nel senso che io ho detto guarda che ho intenzione di fare un disco, non ho detto all'epoca quando ho cominciato questo disco, l'ho cominciato più o meno 2 anni fa. E non avevo ancora questa idea di dare tutti i proventi alle famiglie degli operai morti sul lavoro e io ho chiamato persone che conoscevo qua nei dintorni, con cui ho lavorato anche in passato, e piano piano abbiamo costruito questo squadra di lavoro che subito era formato da Gigi Cavallicocchi, che è l'ex batterista di Ligabue, Max Cottafavi, che è l'ex chitarrista di Ligabue, e Elisa Minari, che è la bassista dei Nomadi. E tu hai scritto un po' per loro e adesso scrivi per te, no? Sì, io ho fatto qualcosa per i Nomadi tempo fa, poi dopo dalla morte di Augusto io dai Nomadi mi sono allontanato perché non mi sembrava più la stessa cosa. Ho scritto per altri gruppi, non so, ad esempio i Bassa Padana, che è un gruppo qua vicino che ha fatto un disco con il Manifesto.
fatto cose con Astrid Young, che è la sorella di Neil Young, ho fatto cose con varie gente, insomma, poi dopo anche, c'era anche un progetto con Cristiano De André, poi dopo Cristiano De André è sparito dalla circolazione, niente, e piano piano tutta questa gente qua, con cui ho suonato eccetera eccetera, ha fatto parte di questo progetto, poi la canzone Siamo gli operai è un altro pezzo, sono venuti Modena City Rembers a suonare. Modena City Rembers che sono, penso da sempre, sono impegnati su certi... Sul sociale, sì. Pronti, esatto. Ma intanto state facendo una tournée un po' per tutta Italia, quali sono le tappe e se ci sono tappe per la Sicilia? Oh, bravo, come le chiedo. No, tappe sono domenica prossima a Mantova, l'Arcitom, poi dopo stiamo fermi per un po', perché dobbiamo registrare un pezzo di cui parleremo dopo, dal 15 di gennaio, il 15 gennaio a Parma, il 16 alla Spezia, il 17 a Genova, il 30 a Bologna, poi dopo per febbraio, marzo, aprile stiamo cercando di mettere insieme qualcosa, insomma, perché non è facile, non è assolutamente facile di questi tempi riuscire a trovare a suonare, soprattutto per uno sconosciuto come me, insomma, già fa fatica quelli che sono conosciuti. Tanto sei sconosciuto che ti chiediamo dov'è che si può trovare il CD. Allora, in Sicilia voi lo chiedete all'associazione antimafia Rita Atria, lo richiedete a loro oppure lo richiedete a me, sto aspettando per una distribuzione, nel senso che ho avuto dei problemi abbastanza grossi con l'etichetta che doveva dare in distribuzione questo CD, per cui sono leggermente fermo, quindi i CD si trovano o ai concerti, oppure li ho dati in vari posti d'Italia ad amici, ad esempio in Sicilia c'è la situazione antimafia Rita Atria, in Lazio c'è una libreria di nascita, quella che c'è vicino al Colosseo, se non mi ricordo l'indirizzo, e poi, vabbè, e poi dopo li spedisco poi io da casa, per ora, poi da gennaio dovrebbe sbloccarsi la situazione, dovrebbero andare nei negozi normalmente come tutti i dischi di questo mondo, insomma. Diciamo, hai avuto problemi, visto che parlo di P2, hai avuto problemi di distribuzione, del postal, P2, postal market. Ascolta, parlavi di un altro pezzo in laboratorio? Sì, c'è una cosa che stiamo facendo, che si chiama un brano che si chiama Testimone di Giustizia, che è dedicato a Rita Atria e lo vogliamo fare adesso in collaborazione con l'associazione antimafia Rita Atria, adesso vediamo i modi e tempi eccetera, però lo andiamo a registrare, insomma. Io ho mandato un provino fatto da me a Nadia Furnari e insomma, è piaciuto, per cui penso che l'argomento possa essere portato avanti, anzi sarei ben felice di portarlo avanti e poi di venire proprio a presentare anche lì da voi. Speriamo anche presto. Oh, Fabrizio, un saluto tuo ai nostri telespettatori e allora ci sentiamo presto. Ok, io vi ringrazio, è stato per me un momento d'onore proprio di conoscerti Pino e fare questa intervista e spero di poter venire a suonare in Sicilia più presto. Se volete questo disco, è un'iniziativa di beneficenza che è vera, nel senso che tutti i soldi andranno ai fondi per le famiglie degli operai morti sul lavoro e non detratte le spese come fa certa gente, insomma, cioè, quanto tanto si prende tanto si gira. Sappiamo addirittura che lo stai pagando due volte su CD, visto che ci mette prima di tu e poi lo vende pure gratis. Ma lo pago due volte perché io, cioè, spero che adesso, io spero di, penso di no, ma se dovesse capitare una cosa del genere a me, spero che ci sia qualcun altro in Italia che faccia la stessa cosa. È un altro festo come Pino Veneto, lo trovi, dai. No, beh. Speriamo. Vabbè, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Lo avete sentito per telefono, quindi invitiamo, come dicevamo, gli amministratori e i sindaci ad invitare, si parla di lavoro ovviamente, si parla di operai, dovrebbe essere le cose che dovrebbero interessare un'amministrazione, il bene comune. Ma intanto vediamo un video, appunto il video di questo brano che riguarda gli operai.